Bene, bentornati in diretta. Andiamo a vedere che cosa è successo nelle altre partite. Intanto c'è qualche news, Sì, Danilo. sicuramente sono appunto stilati, è stato stilato il programma della Final Four di Coppa Italia che partirà appunto la prima gara lunedì 31 ottobre con Verona-Veroli. Le altre gare d'andata sono in programma martedì 1 novembre alle 18:15, Imola-Jesi, Piacenza-Brindisi, Reggio Emilia-Scafati. Si ritornerà in campo per le gare di ritorno il 22 novembre con appunto Veroli-Verona, ovviamente in campo avverso, e l'8 dicembre Jesi-Imola-Brindisi-Piacenza e Scafati-Reggio Emilia. Bene, allora Coppa Italia anticipata al 31, poi martedì 1 novembre tutto il resto, anche in campionato c'è l'anticipo di venerdì ma anche sabato a Reggio Emilia. Arnaldo, parliamo di Barcellona che è il prossimo avversario del Brindisi, Barcellona che ha battuto Forlì con diverse difficoltà, devo dire. Intanto vediamo le immagini di questa partita. Dimostrazione del fatto che in questo campionato anche le corazzate avranno dei problemi. Ma questo abbiamo già detto, cioè un campionato livellato, non ci sembra che ci sia la squadra, almeno fino adesso, è vero, sono d'accordo sia con Poletti che con Basei e siamo ancora agli inizi, è un po' troppo presto per poter dire se ci sarà la squadra effettivamente, l'ammazza campionato, posto che quest'anno c'è la vittoria, come è successo 2 anni fa, per diretta, la promozione diretta per chi arriva al primo posto. Di Barcellona. Io so, per quello che ho potuto vedere nel precampionato e qualche scampolo, ha letto qualche cronaca, è una squadra che ha molti punti di forza, non c'è un elemento di spicco o che spicca sugli altri, così come anche Brindisi. Brindisi non ha, questa era una delle critiche che veniva fatta alla società, che non c'è il leader. Almeno fino a questo momento non si è vista, è una squadra fatta secondo lo stile Bucchi di 10 giocatori 10 che si possono alternare senza modificare il rendimento generale. La stessa cosa io credo che sia anche per Barcellona, ma di Barcellona credo possa parlare molto meglio di me l'amico Poletti che è qui, che ha avuto modo di incontrarli. Eh sì, a Poletti tra l'altro, che è anche ex Forlì, l'anno scorso ha fatto un grande campionato a Forlì, chiedo se si aspettava che i suoi ex compagni, perché ce ne sono tanti ex lì a Forlì, avrebbero messo in difficoltà in quel modo Barcellona. Forlì è stata sotto anche di 15-16 punti durante il terzo quarto, dopo essere stata pari tutti i primi 2 quarti, è andata malamente sotto con X che per Barcellona ha giocato molto bene. Poi Freeman, che è questo americano che hanno trovato dal niente, direi, ha fatto ancora una volta la differenza nell'ultimo quarto e Forlì è ritornata a contatto. Sono convinto che Barcellona abbia avuto un pochino di paura perché ha, come si dice, ha perso le prime 2 partite, la prima partita in casa e non è un campo facilmente espugnabile dopo aver perso anche con Piacenza che aveva ribaltato la differenza canestri per il passaggio in Coppa Italia. Quindi quando si rischia di essere rimontati in quel modo lì è abbastanza complicato continuare a giocare con fluidità. Però credo che Barcellona in questo momento, per il budget che ha a disposizione e per i nomi che ha, sia più forte di Forlì, avesse assoluto bisogno di vincere e ce l'ha fatta. Io tifo sempre Forlì e quando li ho visti rimontare per un attimo ho sperato, però purtroppo non ce l'hanno fatta, ecco. L'anno scorso grande campionato per te lì a Forlì, vi siete salvati con un finale straordinario, proprio con Forlì. Intanto in attesa di avere al telefono Coach Pancotto del Barcellona, parliamo di Verona-Imola, anche qui esordio di Martellossi sulla panchina di Verona, Imola che è stata praticamente in vantaggio per quasi tutto il match, poi è stata punita nel finale. Ti aspettavi questo risultato in questa partita? Come dicevamo prima, i risultati non sono risultati scontati, quindi bisogna aspettarsi di tutto. Sicuramente Verona, con l'arrivo del nuovo coach, ha dato qualcosa in più anche ai ragazzi. Quando c'è un cambiamento in panchina, È stata la scossa. le prime giornate sono sempre
Scusi. Comunque, dicevo, Verona che in qualche modo lascia l'ultimo posto in classifica battendo Imola, ma buone notizie arrivano per Pistoia, che ha battuto anche abbastanza nettamente Bologna, confermando che in casa al Palafermi è davvero durissima per tutti. Voi ne sapete qualcosa, è un campo davvero molto caldo dove Pistoia si trova molto a suo agio. Non è semplice giocare lì per i punti di riferimento, per il tipo del campo e tutto. Bene, allora abbiamo Pancotto al telefono con noi. Buonasera al coach del Barcellona, Cesare Pancotto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Buonasera coach. Allora, abbiamo visto le immagini di Barcellona-Forlì. Abbiamo detto che comunque non è stata una partita facile per voi, come del resto stiamo vedendo un po' per tutte le squadre. E domenica arriva questo big match tra Brindisi e Barcellona. È già un primo spartiacque il match di domenica prossima, è ancora presto? Ma direi che siamo a un primo step per capire il percorso delle rispettive squadre, ma che sia definitivo non lo ritengo tale, in quanto un percorso di 28 ostacoli, siamo solo alla quinta tappa, non credo che possa definirsi tale. La sua squadra è stata definita la corazzata di questo campionato, per cui le difficoltà per voi tutte le domeniche forse sono superiori, nel senso che alla fine dovete tutti giocano con l'obiettivo di fare il risultato della stagione battendovi. Questa è una difficoltà in più per voi. Per me c'è l'ipocrisia nella pallacanestro, perché non so chi ha detto che siamo una corazzata. Noi abbiamo detto e ripetiamo che vogliamo partecipare al pranzo di chi vuol alla fine giocarsi tutte le chance, e questo lo ribadiamo, e quindi ci siamo caricati di responsabilità con coraggio, perché nella vita poi bisogna avere coraggio, ma le altre squadre che vogliono delegare a noi questa responsabilità è perché si vogliono nascondere. Ma io credo che offenderemmo Brindisi, che è una grande società, una grande squadra, offenderemmo Veroli, offenderemmo Scafati, offenderemmo Reggio Emilia, offenderemmo Pistoia, offenderemmo Bologna, quindi sono tante le squadre importanti. In più, e questo secondo me è ancora più vero, c'è un grande equilibrio nel campionato di Lega 2, non c'è un dislivello qualora fosse vero come è nella Serie A. Tanto è vero poi che magari Caserta, con tutto il rispetto, possa andare a vincere a Siena. Quindi campionato di grande difficoltà, Barcellona vuole fare un campionato di vertice, ma non ritiene sicuramente di essere una corazzata. Va bene coach, allora ci vediamo domenica a Brindisi, in bocca al lupo e buona settimana. Epi, buona serata e grazie, arrivederci. A Brindisi che recupera il suo americano Hunter, che è rientrato dopo la tragedia familiare che ha vissuto. Arnaldo, hai sentito Pancotto? Ovviamente si nasconde anche lui, però Barcellona sulla carta credo che in questo campionato, almeno sotto il profilo dei nomi, sia la numero uno. Sei d'accordo tu? Ma sicuramente. O magari lo chiedo a Poletti, che forse conosce ancora meglio di Barcellona. Si nasconde un po' Pancotto quando dice così? Si nasconde perché questo è il gioco che va fatto, ma credo che la cosa più importante che Pancotto abbia detto è che il campionato è di 28 partite, siamo solo la quinta, e quindi comunque vada, è chiaro che non è una partita decisiva, non è qualcosa che segnerà il campionato delle due squadre. Sicuramente l'organico di Barcellona è di tutto rispetto, sono anche loro 10 giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi altra squadra, e magari accettano di avere un ruolo un pochino più ristretto per poter combattere insieme per arrivare poi a vincere il campionato. Quest'anno il livello è cresciuto molto, secondo me ci sono 4-5 squadre che hanno queste possibilità, loro sono una di quelle e probabilmente lotteranno fino in fondo per vincere. Credo che il discorso di Pancotto sia giusto, sono sicuramente forti, vedremo alla fine se saranno stati i più forti oppure se sono state allora una delle 4 squadre che ha cominciato per vincere e poi non ce l'ha fatto, ce l'avrà fatta, questo lo sapremo solo in fondo. Vittoria nettissima di Scafati contro Iesi che dopo un inizio fulminante di stagione è calato alla distanza, come anche la vittoria di Reggio Emilia, ecco queste sono le immagini di Scafati, stavo dicendo la vittoria di Reggio Emilia sul campo del
Brescia. In questo caso Reggio Emilia è la capolista potenziale numero uno di questo campionato perché ha vinto tutte le partite finora in programma. Reggio Emilia che conferma tutta la sua pericolosità. Danilo, formazione che era partita già con i favori del pronostico. Sì, sicuramente una formazione che ha costruito appunto sin dall'estate scorsa un roster che potesse ambire le zone di vertice della classifica. Queste prime tre giornate per lei hanno confermato appunto il buon operato del DS Alessandro Frosi nella sua prima esperienza appunto da dirigente sportivo. 94-90 la vittoria del Reggio Emilia sul campo del Brescia. Noi tra qualche istante avremo anche in diretta il coach della Trank Walker Reggio Emilia, Massimiliano Menetti. Tra l'altro è stato secondo di Marcelletti proprio a Reggio Emilia qualche anno fa, quando Marcelletti arrivò a Reggio Emilia, quindi corsi e ricorsi di questo campionato. E, a proposito di Brescia-Reggio Emilia, andiamo ad ascoltare il patron del Brescia, Marco Bonetti, che analizza la sconfitta casalinga della sua squadra. Ascoltiamo. Abbiamo messo un tempo a sistemare l'attacco, trovassimo buone soluzioni, soluzioni ad alta percentuale. In difesa eravamo sempre un pelino in ritardo sui cambi, sulle rotazioni o sui rimbalzi difensivi, e questo ha consentito loro di rimanere attaccati e in qualche frangente anche stare davanti. Nel secondo quarto abbiamo messo grande intensità, grande attenzione, soprattutto più di quella che avevamo messo nel primo, e lì si è creato un break decisivo che poi abbiamo gestito, direi, bene. A parte l'inizio del terzo quarto, abbiamo gestito bene per tutto il resto della partita. Cos'è che non ha funzionato? No, Pistoia non ci ha permesso che funzionassero le cose, cioè darei più merito a loro che a demerito a noi. Erano intensi, non ci hanno permesso di giocare come volevamo, in attacco loro addirittura hanno espresso le loro qualità con molta più velocità, molta più intensità, perciò complimenti a loro. Ovviamente non era Bonetti, abbiamo comunque ascoltato Paolo Moretti e Marcoschi, coach di Pistoia e Bologna, di cui avevamo parlato in precedenza. E intanto saluto al telefono con noi Massimiliano Menetti, coach della Trank Walker Reggio Emilia, potenziale capolista solitaria di questo campionato. Buonasera coach. Buonasera a tutti. Allora intanto grazie per aver accettato il nostro invito. In studio con noi c'è Basei dello Stuni, Poletti del Brindisi e il collega Travaglini della Gazzetta del Mezzogiorno. Abbiamo ricordato anche i suoi trascorsi al fianco di Marcelletti, e questo ci piace sottolinearlo proprio perché è il bello della pallacanestro, quello di lavorare insieme oggi, di ritrovarsi avversari domani, sempre per stringersi la mano. Coach, intanto avete cominciato benissimo, se lo aspettava? Ma insomma, aspettarselo, dire che uno si aspettava tre vittorie consecutive, soprattutto due fuori casa, insomma, bisogna essere molto ottimisti. Siamo contenti di questo inizio, di sicuro avevamo fatto una bella preparazione con il giusto piglio, con il giusto atteggiamento, insomma, diciamo che ci eravamo preparati bene, sono venuti anche queste tre belle vittorie, insomma. È stato un bel premio, diciamo, un buon lavoro. A proposito di quello che hai detto, guarda, proprio di Franco e Marcelletti ti dico, io ho un ottimo ricordo e devo dire che insomma nel mio bagaglio c'è molto anche del lavoro che ho fatto insieme a lui, quindi insomma a lui faccio di sicuro un grande in bocca al lupo. Coach, campionato duro, durissimo, questa promozione diretta secondo te? Barcellona, Brindisi, Reggio Emilia, Pistoia, Veroli, qualcuno è partito malissimo, ma c'è tempo per tutti. Ma assolutamente sì, io credo che adesso fare dire chi possa andare alla promozione diretta, insomma, mi sembra sparare un terno al lotto, insomma. Io credo che fino a una decina di giornate dalla fine del campionato stesso più o meno non si riuscirà a decidere quali sono le vere squadre
che possono ambire a questa posizione. Le squadre che adesso sembrano in super crisi, magari tra un mese e mezzo saranno le squadre del momento e la rovescia, quindi insomma in questo momento qui mi sembra il campionato è duro, è molto equilibrato e quindi a maggior ragione pensare di prevedere adesso chi possa vincere il campionato mi sembra azzardato. Bene coach, un giocatore che l'ha colpita in queste prime giornate di campionato? Ma insomma, devo dire la verità, ci sono stati tanti giocatori con noi, per esempio ha fatto una partita eccezionale Busquil, il giocatore comunitario del Piacenza, ma devo dire la verità, la differenza non la fanno gli individui o le caratteristiche individuali in questo campionato. Lo fanno la compattezza delle squadre, la solidità difensiva, essere buoni gruppi, perché alla fine le squadre che adesso un attimo sono in crisi alla fine a livello individuale però ne hanno veramente tanto, e magari invece qualche squadra che era meno accreditata a livello individuale invece con la forza del collettivo sta venendo fuori. Io credo che oltre all'individualità proprio in questo campionato qua, anche a proposito di promozioni, andranno su poi alla fine le squadre che sono più quadrate. Va bene coach, in bocca al lupo, allora grazie per il suo intervento, buona settimana, voi anticipate a sabato, la vostra partita sarà un anticipo davvero molto bello e importante, grazie e buon proseguimento di settimana. Ha ragione su Bosquil, ha ragione coach sul giocatore del Piacenza, ti è piaciuto? Sì, condivido pienamente, credo che stia dimostrando molto bene i suoi doti. Andiamo a vedere il prossimo turno del campionato di Lega 2, si giocherà la quinta giornata domenica prossima con due anticipi molto importanti. Brindisi-Barcellona, Imola-Ostuni, Brindisi-Barcellona che si gioca regolarmente il 30 ottobre alle 18:15, quella videata non è corretta, Imola-Ostuni, Forlì-Bologna, Reggio Emilia-Veroli, questa è la partita che si gioca il 29 ottobre alle 20:45, Brescia-Verona. Si gioca il 28 ottobre, quindi il venerdì in anticipo su Rai Sport 2 alle 20:45, poi Piacenza-Scafati, Sant'Antimo-Pistoia, in questo turno riposa Iesi. Non so se abbiamo pronto la telefonata con il coach dell'Imola, Federico Fucace, l'abbiamo, buonasera coach. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora coach, intanto una sconfitta quella di ieri che è arrivata dopo un'altra gran bella partita da parte vostra, avete raccolto complimenti anche se poi i coach si arrabbiano perché dicono che con i complimenti non si fanno i punti, però intanto in una situazione di emergenza, perché ricordiamo le tante assenze di Imola in questo momento, penso che possiate ritenervi soddisfatti nonostante la sconfitta che è arrivata a Verona. Sì, noi abbiamo fatto una partita nonostante le assenze, ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine partita perché hanno cercato di mettere in pratica quello che ci eravamo prefissati di fare come piano partita, cercando di riuscire a fare del nostro massimo, sapendo che giocavamo contro una squadra che aveva appena cambiato allenatore, una squadra con un organico importante. E siamo riusciti a farlo bene per i primi due quarti, abbiamo avuto purtroppo un passaggio a vuoto tra la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto quarto dovuto probabilmente a un po' di stanchezza, di mancanza di lucidità. Peccato perché per quello che abbiamo prodotto probabilmente ci sono mancati veramente solo i due punti, però come io dico abbastanza spesso nel basket non c'è il pareggio e quindi c'è una squadra che vince, una squadra che perde, ogni tanto bisogna anche saper accettare una sconfitta sapendo di aver dato il massimo e partire da questa sconfitta per cercare di portare a casa i punti nella partita successiva. Allora coach, domenica a Faenza arriva l'Ostuni perché l'Imola gioca a Faenza, in studio con noi c'è Basei dell'Ostuni, ovviamente ognuno cercherà di vincere la sua partita, Ostuni che viene da una sconfitta in casa contro Piacenza, le vostre condizioni di salute miglioreranno domenica prossima, recupererete qualcuno? Beh, intanto saluto Francesco Basei, ciao Baso, che è stato con me a Ozzano tanti anni fa e niente, sappiamo che
Domenica viene una squadra. Coach Basì è molto in forma in questo periodo, non so se l'è giunta voce. Lo so, l'ho visto giocare. Sono contento per lui. E noi sappiamo che giochiamo contro una squadra che, oltre a Basei, sta facendo una buona pallacanestro. Ha fatto delle ottime partite, ha fatto una grande vittoria a Forlì due settimane fa. Io ho visto anche la partita che hanno giocato domenica con Piacenza, hanno fatto una buona partita, quindi sappiamo che per noi sarà un ulteriore banco di prova in questo inizio di campionato, che abbiamo avuto sicuramente già affrontare una serie di squadre di primissimo livello, e quindi sappiamo che dobbiamo fare un'ottima partita e siamo pronti ad aspettarci uno Stuni col coltello tra i denti che vorrà cercare di ripetere la partita che ha fatto già due settimane fa a Forlì. Ecco, onestamente, coach, è uno scontro salvezza? Secca la risposta, è uno scontro salvezza per te questa partita? Sono due squadre che devono lottare per salvarsi? Ma guarda, noi il nostro primo obiettivo sicuramente è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Io penso che in questo momento ancora è difficile fare pronostici sulla classifica finale, si farà un primo punto della situazione alla fine del girone d'andata, comunque dopo 10-12 giornate. Adesso bisogna affrontare una partita alla volta, cercare di racimolare per quanto riguarda noi più punti possibili, e poi dopo più avanti vedremo di che livello siamo e di che livello sono le squadre. In questo momento ancora secondo me le squadre devono trovare i giusti equilibri, i giusti assetti, quindi non lo dirà il campionato, questo è uno scontro salvezza. Intanto è uno scontro tra due squadre che sono alla ricerca di punti, sono alla ricerca di trovare i propri equilibri, e sicuramente sarà una partita dal nostro punto di vista molto, molto dura. Noi ci aspettiamo una squadra determinata che vorrà venire a Faenza per cercare di farci lo sgambetto, quindi siamo pronti per fare una partita importante. Bene, coach, grazie, buona settimana anche a te. Ovviamente documenteremo anche questa partita, grazie a coach Fuca. Siamo grazie praticamente in chiusura, prendiamo l'ultimissima telefonata velocissima con il redattore di Superbasket, Enrico Schiavina, che ci dirà domani in edicola che cosa troveremo su Superbasket. Intanto, Arnaldo, un'altra settimana importante per Brindisi ed Ostuni, e ovviamente il big match della prossima giornata si gioca a Brindisi, credo che su questo siamo d'accordo. Sicuramente siamo d'accordo, sono due squadre fortissime, sono due squadre che ho visto Barcellona si nasconde. Io credo, spero soltanto una cosa, e cioè che chi verrà a arbitrare questa partita sia effettivamente all'altezza. Quello che abbiamo visto fino a oggi, mi spiace dirlo, ma non sono arbitri all'altezza della Lega 2. Si è visto anche domenica, hanno falcidiato soprattutto lo Stuni a inizio gara con delle decisioni veramente discutibili, e si deve realmente un po' in generale anche alle altre partite che più o meno ho potuto vedere alla civiltà dei tifosi e alla correttezza e alla sportività dei giocatori di tutte quante le squadre, se fino a oggi stiamo vedendo un campionato abbastanza da questo punto di vista tranquillo, però la classe arbitrale al momento non mi sembra sia all'altezza. Poletti, battuta velocissima, dove si batte il Barcellona, in che zona del campo? Bella domanda, sarebbe bello poter rispondere velocemente, ma credo che sia difficile. Bisognerà sfruttare in qualsiasi zona del campo gli errori che indubbiamente ci saranno durante la partita e essere bravi a farne meno di loro per poterla portare a casa. Ecco, io credo che forse con Borovnia che Callan abbiamo un pochino più di tonnellaggio sotto canestro, e lì possiamo avere dei vantaggi importanti, ecco.
Michel, ti auguriamo di essere protagonista domenica sera nel Pala Pentasuglia contro il Barcellona, come auguriamo di essere protagonista anche a Francesco Basei a Imola contro il tuo ex coach, l'abbiamo scoperto praticamente stasera, e chiaramente in bocca al lupo anche allo Stuni. Velocemente, domani in edicola Super Basket con uno speciale sulla vittoria del Brindisi a Veroli, ma anche con una intervista a Klobuchar, l'ultimo arrivato in casa Ostuni, che ha viaggiato la notte per poi dare una grandissima vittoria allo Stuni insieme a tutta la squadra, ovviamente a Forlì. Ovviamente prima pagina di Super Basket dedicata all'impresa di Caserta sul campo della Monte Paschi Siena. Danilo, altre notizie in chiusura prima di lasciare la linea alla rete? Sì, una notizia che giunge dall'infermeria del Veroli: ci sono problemi ancora per Gerard Lee, che sta seguendo un programma preciso di terapia e sta gradualmente svolgendo il lavoro di recupero con il preparatore Maurizio Maglietta. Ovviamente daremo grandissimo spazio la settimana prossima a tutti questi big match durante i servizi dei nostri telegiornali, perché martedì prossimo ed ora basket non andrà in onda in quanto ci sarà la festività dei Santi che noi onoriamo. Quindi nei telegiornali di lunedì troverete tutte le informazioni su queste partite e soprattutto la registrazione, la replica, la differita della gara tra Imola ed Ostuni, sempre il lunedì pomeriggio alle 14.45. Grazie a Danilo Santoro, ovviamente grazie a Francesco Basei nella redazione di Brindisi, al collega Arnaldo Travaglini e poi a Michel Poletti dell'Enel Brindisi. Buona settimana a tutti, ci rivediamo tra 15 giorni.